Buongiorno a tutti, oggi è il 28 maggio 2021 e sono le 10 e 11 minuti. Procedo con l'appello e vi prego di dare il consenso alla registrazione. Presidente Evola, Vicepresidente Mineo, Consigliere Forello. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, sono presente e acconsento alla registrazione. Consigliere Chinici. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti, sono presente anch'io e acconsento alla registrazione. Consigliera Rini, consigliere Ferrandelli. Buongiorno a tutti, sono presente e consente la registrazione. Prego, presidente Forello. Buongiorno, ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, io non so se oggi avevamo in calendario qualche attività. Se non abbiamo nessuna, diciamo, attività specifica calendata, io inizierei allora con la lettura della missiva del ragioniere generale che è arrivata fresca. Mi sembra proprio stamattina, sto controllando l'email, che riguarda il bilancio consolidato e la problematica del bilancio consolidato. Stiamo parlando di un'email inviata alle 9:44 di oggi, quindi stiamo parlando di poco più di mezz'ora fa. E perché vi dico di partire da questa? Perché così la condividiamo. Si tratta della missiva avente ad oggetto effetti della mancata approvazione del bilancio consolidato e sull'erogazione dell'acconto relativo al Fondo di Solidarietà Comunale 2021. Posso leggervela, colleghi? Sì, assolutamente sì. Si rende noto che col comunicato del Ministero dell'Interno del 29/4/2021 è stato reso noto che a seguito del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 21, recante criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale per l'anno 2021, il Ministero dell'Interno ha provveduto ad erogare l'acconto del citato fondo, corrisposto nella misura del 66% dell'importo dovuto. I relativi mandati di pagamento sono stati inviati all'ufficio di controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il sistema SICOGE per l'inoltro alla Banca d'Italia e il successivo accreditamento ai comuni. L'erogazione detta, però, ha riguardato solamente 6.506 comuni della regione a statuto ordinario della Sicilia e della Sardegna, per un totale erogato pari a 4 miliardi 254 milioni di euro. E in tale direzione il ministro erogante ha invitato tutti i comuni che non hanno ricevuto l'acconto a regolarizzare le proprie posizioni attraverso l'invio delle certificazioni mancanti per consentire di procedere all'erogazione di tali risorse, che è avvenuta nel corrente mese di maggio. Il Comune di Palermo, per via della mancata approvazione del bilancio consolidato, non ha potuto caricare sulla piattaforma del Ministero la relativa certificazione, cui ha dato seguito la mancata erogazione dell'acconto del 66% dell'importo dovuto a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale 2021. È ciò che si riverbera inevitabilmente sulle casse e sulla capacità dell'ente di garantire i propri pagamenti. In relazione a quanto sopra, con formale comunicazione, il MEF ha comunicato che dalle periodiche attività di monitoraggio eseguite il 24 maggio del 2021 risulta che il vostro ente non ha trasmesso, oppure ha trasmesso, ma con stato di approvazione non definitivo, cioè diverso da approvato dal Consiglio, o ha trasmesso in modo incompleto i prospetti relativi al consolidato 2019. L'ente ad oggi soggetto all'applicazione delle sanzioni secondo quanto previsto dall'articolo 9 del comma 1 quinquies del decreto legge 113 del 2006 e dell'articolo 161 comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000. Per maggiori informazioni e dettagli sui documenti,
mancanti o incompleti, consultare il messaggio inoltrato dall'ente accedendo alla BDAP, bilanci armonizzati. Questa è la missiva. Io devo dire onestamente che rispetto a quanto rappresentato dal ragioniere generale rimango anche un po' interdetto, perché se voi vi ricordate bene noi abbiamo fatto una specifica seduta di commissione con il ragioniere generale e con l'assessore al bilancio e abbiamo specificatamente chiesto al ragioniere generale e all'assessore al bilancio quali fossero gli effetti della mancata approvazione, a meglio dire della già bocciatura avvenuta, del bilancio consolidato. E le risposte ve le ricordate penso tutti. Evidentemente, assolutamente sì. Evidentemente il ragioniere generale e l'assessore al bilancio, soprattutto anche l'assessore al bilancio, sconosceva invece che vi era una normativa di non poca importanza. Io ritengo opportuno a questo punto, anche a breve giro, chiedo alla segreteria se è possibile contattare intanto il ragioniere generale e chiedergli se può un attimo collegarsi per spiegare meglio il contenuto di questa missiva, perché se è vero che, perché a me non risulta, o meglio vorrei comprendere meglio il tenore della normativa richiamata dal ragioniere generale, capire di cosa si tratta, di quanti soldi quindi il Comune di Palermo in questo momento non riesce ad incassare per la mancata approvazione in anticipo, come anticipazione del bilancio consolidato, quindi per la mancata approvazione del bilancio consolidato delle somme da anticipare appunto ai comuni, come trasferimenti da parte dello Stato. Quindi possiamo vedere, se lo contattiamo per le vie brevi, se è possibile che lui si colleghi, visto che ha mandato questa missiva, e penso che in questo momento la ragioneria generale abbia come priorità quella di analizzare questa questione. Detto questo, mentre la segreteria cerca di comunicare con la ragioneria generale, io chiedo ai colleghi se c'è qualche altra questione o se vogliono commentare quanto abbiamo appena riportato. Presidente Forello, però io devo verbalizzare, quindi vi dovreste fermare un attimo, perché se voi verbalizzate io devo contattare il ragioniere. Guardi, lo faccio io, lo faccio, non ti preoccupi. Mi perdonatemi, ma sono completamente sola. Lo faccio io nel frattempo che continua la discussione. Prego, consigliere Chinnici. Doveva intervenire consigliere Chinnici? Sì, no, io volevo intervenire. Prego. rispetto a un'altra questione. Se mi ascolta pure il collega Ferrandelli, ne sarei grato. Certo, sono assolutamente attento. Ieri abbiamo approvato, oltre a un importantissimo e fondamentale ordine del giorno, forse uno dei più importanti che abbiamo approvato dall'inizio della consiliatura, quello che dà respiro alle attività produttive, perché soltanto la lettera di intenti del sindaco sarebbe stata carta straccia, quindi l'atto che abbiamo prodotto in consiglio comunale è stato oserei dire fondamentale, per quantomeno per gli uffici, per sbloccare tutto l'iter relativamente al suolo pubblico. Ma detto ciò, abbiamo approvato una mozione, non un ordine del giorno, che è cosa ben diversa, relativamente alla ZTL. Io non vorrei che l'orientamento della, dove diciamo, abbiamo dato un'indicazione chiara sulla sospensione della ZTL al 31-12 per i motivi che ieri sono stati benissimo affrontati ed espressi, diluiti da ogni consigliere comunale. Tra l'altro il voto è stato ad ampia, con ampia maggioranza. Dico, io non vorrei che ci sia la solita sorpresa da parte di questa amministrazione che alcune volte attende il Consiglio Comunale, altre volte il Consiglio Comunale si esprime e poi disattende gli impegni, ma non col Consiglio Comunale, questa volta con la città. Siccome è una cosa che chiede la città, e oggi già sono arrivate almeno a me diverse telefonate rispetto a un importantissimo documento, appunto, che è la mozione che ieri abbiamo approvato tutti quanti in Consiglio Comunale, per capire quale sarà l'intendimento di questa amministrazione. Dico, io non vorrei che ci fossero, che i palermitani trovassero la solita sorpresa, che poi l'amministrazione continua a fare gli affaracci propri rispetto al
a una sospensione che non avverrà, e quindi disattendendo quello che è l'orientamento che ha dato il Consiglio Comunale, prendendo in giro i palermitani, perché oltre a prendere in giro noi, prende in giro soprattutto i palermitani. Quindi vorrei che questa cosa non, diciamo, che non dormissimo rispetto a questa cosa, e che diciamo, fosse affrontata da parte di tutti noi, soprattutto dei capigruppo, in maniera diversa. Perché se c'è la solita sorpresa, allora io dico di la prima seduta utile di avere il sindaco, l'assessore in aula per affrontare, perché rispetto a questo tema che caldo, diciamo, che i palermitani hanno a cuore, diciamo, non, l'amministrazione non può essere sorda. Quindi volevo che insieme al consigliere Ferrandelli, che è stato uno dei primi insieme a noi ad affrontare questo problema legato alla ZTL con intelligenza e non col solito ritornello, che insieme a me si facesse carico di questa cosa. Quindi era una cosa che volevo specificare. Sì, perché io intervengo volentieri. Da quello che sento, dico, non vorrei che trovassimo le sorprese. Guarda, Presidente Forello, se lei permette, interverrei. Allora, sì, certo, prego. No, sulla vicenda non soltanto trovo molto puntuale, e intelligente e lucido l'intervento del collega Chinnici, ma la sua preoccupazione è una preoccupazione che condivido, anche perché abbiamo un precedente. Già il Consiglio Comunale ha votato in passato un atto attenente proprio la sospensione della ZTL e l'amministrazione lo ha disatteso. Poiché ieri finalmente siamo riusciti a votare un ordine del giorno richiesto dalla gran parte degli esercenti commerciali e dalla grande parte delle associazioni di categoria, e di contro siamo riusciti a portare a casa anche una mozione che blocca l'attività della ZTL fino al 31 dicembre di quest'anno, che è il periodo che è stato determinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri come momento dell'emergenza. Non vorrei che anche questo ordine del giorno e questa mozione venissero disattese dall'amministrazione, soprattutto da un'amministrazione che è venuta nelle scorse settimane a chiedere aiuto a noi consiglieri comunali nel poter governare. Delle due l'una: o l'amministrazione è autosufficiente e pensa di poter terminare il proprio mandato senza coinvolgere il Consiglio Comunale, senza condividere col Consiglio Comunale gli atti e quindi senza rispettarne le sensibilità e la democrazia, o, se così non è, si è in scia con la richiesta del sindaco a tutti i capigruppo di darsi una mano al bene comune della città. E questo a principio vale sempre, e vale anche quando magari il Consiglio Comunale non è in sintonia con alcune scelte della maggioranza della sua giunta e non del Consiglio Comunale, perché ieri il provvedimento è stato votato non soltanto dall'opposizione, non soltanto da chi come il collega Chinnici e i colleghi di Sicilia Futura hanno preso le distanze dall'amministrazione negli ultimi tempi, ma è stato votato anche da parte della maggioranza attuale del sindaco, e quindi il sindaco non può non sentire un consiglio comunale fatto di 21 consiglieri che in maniera favorevole chiedono lo stop alla ZTL contro 4 che invece ritengono di dover mantenere il provvedimento in questo momento. Per cui io ritengo che abbia ragione il collega Chinnici e che non si possa che ripartire da questo. Quando avremo certezza che questi due atti deliberativi del Consiglio Comunale saranno rispettati, si potrà passare allo step successivo e quindi a votare tutti gli altri atti. Perfetto, io non posso che associarmi a quanto da voi dichiarato, in quanto condivido assolutamente le vostre valutazioni, quindi lo voglio che si metta anche questo a verbale. Ciò premesso, volevo anche rappresentarvi, intanto il Ragioniere Generale mi ha risposto e purtroppo in questo momento per motivi personali non si può collegare. Quindi non possiamo fare, diciamo, questa immediata diretta. In più vi dico che è stata anche depositata in Consiglio Comunale una relazione relativa appunto alla condizione, diciamo, alla condizione del, una comunicazione riservata che riguarda la condizione del
ma che io ritengo, devo dirvi onestamente, che non è assolutamente comunicazione da tenere riservata, quindi da questo punto di vista me ne assumo assolutamente le responsabilità di affrontare questo tema nel corso di questa seduta, perché riguarda, diciamo, lo stato dei conti del Comune di Palermo ed è una cosa che tutti i cittadini dovrebbero sempre sapere, avere accesso, anzi, costante e continuo, a quelli che sono i dati, gli indicatori, diciamo, dello stato della situazione del Comune di Palermo. Vi dicevo che è stata anche sempre alle 10 meno 10 inviata un'ulteriore comunicazione al Consiglio Comunale che riguarda proprio lo stato dei conti del Comune di Palermo, nella quale il ragioniere generale parla dell'andamento economico-finanziario dell'ente, con particolare riferimento all'entità dell'anticipazione di cassa, all'importo delle entrate vincolate utilizzate, all'indice di ritardo dei pagamenti e all'entità del debito commerciale accertato. Vi dicevo che ad oggi si rappresenta che al 24 maggio del 2021 noi abbiamo un'anticipazione di cassa costante di 157 milioni di euro. Siamo quasi ai margini massimi. È un'anticipazione media dal 2021, di tutto il 2021, di circa 105 milioni di euro. Questi sono dati Mamma mia. certamente che rappresentano la crisi, che verosimilmente a questo punto è ulteriormente aggravata dal blocco della ricezione dell'anticipazione dei trasferimenti dei fondi. Ecco perché comunque è importante incontrarci con la Ragioneria Generale per capire quali sono le situazioni. Vi dicevo che l'utilizzo Il delle collega tasse. Forello, Sì. per lunedì è possibile già, Sì, diciamo, organizzare? io l'ho scritto al ragioniere generale, mi sta dando conferma. Glielo sto scrivendo proprio ora ulteriormente, in modo tale che così noi abbiamo già per lunedì. A questo punto chiamiamo pure che invitiamo pure lo dico alla segreteria, anche l'assessore Va Arrau. bene, quindi l'assessore Marino e il ragioniere. Facciamo partire Ok. entrambe le comunicazioni con riferimento alle due missive inviate dal Ragioniere Generale. Io non so se la Commissione ce li ha. No, non le abbiamo. Va bene, Posso adesso fare sarà. una, però posso fare un invito generico sullo stato della situazione dei conti del Sull'approvazione, comune. sul bilancio, no, ma io comunque sarà mia premura. Girarle Ah, va alla bene, segreteria in modo tale che lei grazie. può essere più specifica nella Perfetto, grazie. richiesta di Ottimo. ok. Sì. E poi da questo prospetto, a parte l'anticipazione di cassa, si rappresenta l'indice di tempestività dei pagamenti. Che si mantiene abbastanza costante, quindi non ci sono particolari novità rispetto all'indicatore del pagamento della tempestività dei pagamenti. Voglio però farvi riferimento rispetto a questo, una circostanza è molto importante. Questa è più volte noi abbiamo chiesto alla ragioneria, in realtà, un dato scorporato. Che è l'indicatore di tempestività, considera l'entità complessiva dei pagamenti che vengono fatti, non i soggetti ai quali vengono fatti. Cosa voglio dire? Voglio dire che negli ultimi tempi, soprattutto con le partecipate, il Comune di Palermo ha pagato sempre con grande tempestività e sono le maggiori somme di debito che il Comune di Palermo ha. Però purtroppo ci sono, come voi sapete, tantissime altre piccole imprese, associazioni che hanno col Comune di Palermo rapporti di credito, che invece vengono pagate con assoluto ritardo e i loro ritardi di pagamento non incidono molto su questo indicatore, perché sono somme inferiori rispetto ai milioni di euro che si pagano alla RAP, per esempio, all'AMAT periodicamente. Quindi questo è un valore che noi avevamo chiesto tempo fa a Ragione Generale. A questo punto, quando ci vedremo, avremo modo di rappresentarlo ulteriormente. Poi, vedendo il quadro riassuntivo delle ulteriori saldi
con riferimento ai pagamenti e alle gestioni, risulta un saldo negativo di 48 milioni di euro a fine del 2020, con riferimento proprio all'anticipazione di cassa, che diciamo è uno dei maggiori problemi che si determinano in questo momento. Ci sono. Chi è entrato? Scusi, sì, io. Sono Ok. sempre io. Un attimo soltanto. Stavo finendo di vedere sulla Tari, per esempio, infiniamo con questo dato. Sulla Tari, si registra un'ulteriore regressione degli incassi rispetto ai periodi precedenti. Stiamo parlando di un incasso che in questo momento ancora non è confermato dal macro, diciamo, pagamento, poi che avverrà a giugno, luglio, perché adesso abbiamo il pagamento, diciamo, maggiore delle rate. Però vediamo a maggio, per esempio, il confronto tra maggio scorso e maggio 2021, abbiamo un decremento di quasi 3 milioni di euro, dovuto probabilmente al fatto anche qui che, con riferimento alla Tari, la determinazione della prima rata è avvenuta con estremo ritardo, perché si era sempre in attesa di eventuali conguagli con riferimento appunto alla tariffa, se aumentava, se non aumentava. Vi ricordate tutta la questione appunto che si è dovuta affrontare. Comunque io direi quindi di fare un incontro specifico su questi temi, perché è assolutamente necessario. Nel frattempo vedo Buongiorno. Barbara, buongiorno. Ti rappresento quello che abbiamo fatto finora. Abbiamo letto la missiva del Ragioniere Generale che è arrivata stamattina. Abbiamo chiesto se il Ragioniere Generale poteva venire direttamente oggi stesso in commissione. Per motivi personali non lo può fare, verrà lunedì mattina. Insieme all'assessore abbiamo ritenuto opportuno invitare anche l'assessore. Ovviamente ho, diciamo, rappresentato, tu te lo ricorderai bene, che abbiamo preso con un certo stupore, diciamo, questa novità, perché noi avevamo fatto, in particolare io, se ti ricordi, avevo fatto una specifica domanda, se ci fossero delle refluenze per la mancata. Aveva detto tutto sommato, lo prevede la legge, c'è No, una no, non generica. ci aveva detto certamente questo, diciamo, trasbordante eventuale effetto. Questo Quindi lascia volevamo veramente. comprendere un po' meglio, e contemporaneamente rispetto a questo volevamo, siccome è arrivata anche un'ulteriore missiva sui conti, l'andamento dei conti, e c'è un'anticipazione di cassa che è schizzata, mi sembra proprio ai massimi livelli, siamo ad oltre 157 milioni di euro. E quindi questo probabilmente dipende anche dal fatto che non si sono ricevuti le anticipazioni da parte del fondo appunto statale. Volevamo capire quindi tutto questo, che punto di gravità sta raggiungendo, per capire anche come dobbiamo agire, perché certamente si dovrà agire. Poi ciascuno, come dicevi tu ieri anche in Consiglio Comunale, esprimerà anche le sue legittime dubbi rispetto un determinato percorso, però è un percorso che comunque bisogna capire se atti att si dovrà attivare. Quanta è l'urgenza dell'attivazione? Mi sembra che sia abbastanza urgente. Lunedì comunque il ragioniere e l'assessore potranno rappresentarci tutto questo. Abbiamo fatto queste questioni. La lettera del ragioniere l'abbiamo proprio letta tutta, quindi abbiamo piena cognizione della situazione che lui ha rappresentato, e che per noi è un'assoluta novità rispetto a quanto avevamo detto in una riunione che noi avevamo proprio dedicato all'affrontare il tema, tra gli altri, del bilancio consolidato. Sì. Ti do la conduzione e la parola. Grazie. No, intanto grazie a voi perché poi ieri ci siamo sentiti con l'assessore Marino che mi aveva preannunciato che il dottore Baside stava per completare la missiva e che l'avrebbe inviata. Quindi, sono contenta che sia arrivata addirittura oggi stesso. È importante che venga lunedì, peraltro eravamo rimasti che ci saremmo riaggiornati sulla questione del PEF Tari, perché la seduta di giovedì
è saltata, e peraltro l'assessore Marino sarebbe arrivato in ritardo, quindi non saremmo riusciti a farla, però forse al momento non è utile, diciamo, mescolare tutto. Intanto lunedì approfondiamo questo discorso, che ti devo dire, e l'ho rappresentato all'assessore, mi ha lasciata senza parole, perché rispetto a tutto il dibattito che c'era stato anche in parte in aula, no? E poi le cose che sono state dette in commissione, certo, è come se stessimo scoprendo adesso invece l'importanza di quest'atto. Invece, al di là di questo, siccome tu più volte avevi detto dei riferimenti normativi che avevi trovato in relazione alla riproposizione degli atti e in tema di consolidato, io volevo condividere con voi proprio su questo. Poi se volete ve lo mando su WhatsApp, nel solito, diciamo, Salvino mi ha trovato questa cosa che ho trovato molto interessante e volevo condividere, se solo ci vedessi, scusa, non ci vedo più, ragazzi. Allora, che è una sentenza del Consiglio di Stato proprio sul tema del consolidato, che è stato bocciato in un comune. Adesso vi dico pure qual è il comune, anche qua, sempre che io riesca a vedere. Campania. Allora, il consiglio comunale del comune di Angri, col voto di 12 consiglieri comunali su 13 presenti, ha decretato di non approvare il rendiconto di gestione per l'anno 2018. E quindi, insomma, l'atto è stato riproposto, c'è stata tutta una questione che è arrivata fino al Consiglio di Stato, che invece sostiene che l'atto può essere ripresentato. Quindi poi, se volete, lo giro, così anche magari per i colleghi un po' più, diciamo, che sono esperti della materia, che potranno apprezzare meglio e valutare meglio tutte le considerazioni che fa il Consiglio di Stato. Però mi sembrava interessante ed utile, ma già siamo in una situazione, diciamo, ancora diversa, perché possibile o non possibile, ma sembra possibile, c'è un tema che è legato ai trasferimenti. Va bene, e questo, insomma, mi pare. Sì, se ce la puoi girare, noi così io nel frattempo do uno sguardo. Anche subito, dico questo. Grazie, perfetto, bellissimo. Esatto, la metto in prima commissione. Aspetta, a volte ce li ho portate di mano, a volte no. Prima commissione. Sì, è là, l'ho messo, mi sembra. Eccola qua, è arrivata, perfetto. Vi è arrivata? Sì. Quindi proprio mi sembra la stessa fattispecie. Volete che la leggiamo, poi ognuno se l'approfondisce per i fatti suoi? No, ce la vediamo poi con calma, non c'è problema qua. No, va bene. Direi. Poi lunedì vediamo di stabilire anche una data per fare quella seduta che è saltata giovedì sul pestare. Sì. Presidente, lei mi ha incaricato, forse non lo ricorda, di fare l'invito giovedì, perché il dottore Marino, l'assessore Marino, aveva dato come giorni possibili il 3 e il 4. Il 3 è giovedì e il 4 era venerdì. E quindi abbiamo fatto l'invito per giovedì prossimo all'assessore Marino. I vertici della RAP saranno presenti per il PEF Tari e per le problematiche RAP. Perfetto. E allora mi pare perfetto così. Quindi dobbiamo solo fare l'invito per lunedì al ragioniere e all'assessore. L'assessore vi ha dato lui già disponibilità per lunedì? Non lo so, con il consigliere Forello ci ha dato questa indicazione. Per settare ancora meglio. Perché... Ah, no, sto parlando lunedì per quanto riguarda il bilancio consolidato lunedì. Lunedì sì, no, dico, e abbiamo già certezza, perfetto. Che lui... mi aveva dato conferma, ora vediamo un attimo. Va bene, perfetto. Invece sulla questione debiti fuori bilancio, che ieri è stata sollevata anche un po' in maniera impropria, e peraltro devo dire
che già qualche altro consigliere mi aveva sollecitato. Dico, noi questo debito, se non ricordo male, lo abbiamo proprio esitato. Il debito lettera E, quello per cui è stato necessario fare dei lavori. Sì, è stato esitato con parere favorevole, il parere è stato trasmesso al consiglio, ai lavori consiglio. Esatto, quindi era già in elenco con il nostro parere. Se vi ricordate i lavori che interessano il canale Mortillaro, poi a un certo punto durante i lavori si è visto che c'erano danneggiamenti anche da un'altra parte, il discorso delle competenze con la regione, quindi diciamo il cantiere è quello. E uno di questi interventi, probabilmente insomma non previsti, poi ha determinato questo debito. Sostanzialmente la preoccupazione che ha spinto alcuni consiglieri anche ieri a fare l'intervento in aula, dico, penso che sia utile dirlo in una seduta pubblica, è collegato ad una interpretazione erronea, cioè sembrerebbe che i lavori attualmente siano messi a rischio perché con questi lavori fatti che ancora non sono stati pagati, praticamente non possono essere pagati gli operai. Dico, insomma, mi sembra veramente mi sembra un'interpretazione, diciamo, abbastanza fantasiosa. Questo non toglie nulla al fatto che i debiti fuori bilancio vadano approvati, però addurre una motivazione del genere, dico, non lo so, sinceramente non credo che sia plausibile né tantomeno possibile. Però detto questo, vediamo se riusciamo a sollecitare, noi lo abbiamo detto 100.000 volte, ma sembra sempre che questi debiti fuori bilancio, non lo so, siano una maledizione, non si riesce mai a portarli in aula. E io per questo vi chiederei, se non ci sono osservazioni su altre cose, di completare il nostro lavoro di disamina delle schede degli ultimi che sono arrivati, perché se la settimana prossima dovessimo riuscire a metterli in votazione, così completiamo il quadro di tutti quelli che sono arrivati e sono stati esaminati nell'arco della settimana. Siete d'accordo? Colleghi, mi sentite? O sì, certo, scusami. No, ok, allora ecco, io direi di... Palia, hai possibilità di verbalizzare e leggere le schede o ti crea difficoltà? Che mi pare no, io già questa parte del verbale me la sono predisposta perché diciamo che è canonico, è sempre più o meno lo stesso. Vi posso, ho guardato ieri alcune delle proposte velocissimamente, però, perché sono 13. Qualche informazione in più ve la posso dare. Vi posso dire che si tratta di debiti fuori bilancio, tutti lettera A. Quindi conseguenti a statuizioni giudiziarie, che sono tutti corredati del parere favorevole, del parere di regolarità contabile del ragioniere generale e del collegio dei revisori, che sono 13 e provengono da diversi uffici dell'amministrazione. Se vuole, Presidente, io un minimo posso darvi qualche indicazione. Esatto, partiamo dalle schede. Io l'unica cosa che vi prego è se dovete, se qualcuno dei consiglieri entra o per caso, cioè si aggiunge o esce, che indicatemelo, perché io non posso seguire tutto contemporaneamente, verbalizzare, leggere le schede. No. Ok, grazie. Esatto. Allora, chi si aggiunge sostanzialmente lo fa rilevare dicendo che l'autorizza. Sì, va bene. Allora, partiamo con il primo debito, che è il 246272, e proviene dal coordinamento interventi COIME. Si tratta di 6.498,80 euro, relativo a una fornitura. Ve lo illustro brevissimamente, serviva del materiale. È caduta la linea a Fabrizio. Vabbè, aspettiamo. Ai. Siamo due. Due minuti. Sì, siete due. Aspettiamo qualche minuto, uno o due minuti, per vedere se riesce a ricollegarsi.
Provo a chiamarlo. Che disastro. Io tengo d'occhio l'orologio perché non ne posso fare a meno. Può darsi che fosse collegato col telefono. Ah, ecco, squilla. Sì, gli è caduta la linea anche ora mentre parlavamo, ma ho detto, ecco, No, io perfetto. sono collegato, ogni tanto cado e ricollego, cado e ricollego. Va bene, no, avevamo timore. Ok, perfetto. Allora, dottoressa Tedesco, possiamo proseguire. Va bene, allora, quindi dicevo, si tratta, di una fornitura, cioè il Coime ha, acquistato da una ditta, dei pannelli per un, ponteggio per dei cantieri. La ditta ha fornito regolarmente, ha fatto regolarmente la fornitura, ha emesso la fattura e la fattura per mancanza, di fondi non è stata interamente coperta, ne è stata coperta solamente una parte. Quindi, il comune è stato chiamato in giudizio, e ora c'è questo importo di, come vi dicevo, 6.498,80 che è costituito da 4.319,95 che è la differenza della fattura, cioè quello che il comune non ha pagato, 1.837,51 sono gli interessi e 791 euro sono le spese legali. Questo è il primo. Poi abbiamo il secondo, che è il 25.51.45, del 2021, che proviene dalle risorse immobiliari. Si tratta di una sentenza della Corte d'Appello, si tratta dell'usucapione dei locali attigui a San Cataldo. Allora, proviene dalle risorse immobiliari, servizi, beni confiscati, demanio e inventario. Si tratta della parrocchia di San Nicolò dei Greci alla Martorana, che nel 1999 ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Palermo il comune per vedere dichiarato l'acquisto per usucapione di locali attigui allo stereobate della chiesa di San Cataldo. Ci sono state numerose, diciamo, sentenze, numerosi gradi di giudizio. Fino a quando nel 2013 la Corte di Cassazione, accogliendo i motivi della parrocchia, ha cassato la sentenza del 2013, che era l'ultima che aveva dato ragione al Comune, e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello, sia anche per la regolamentazione delle spese giudiziarie. Nel 2018 la terza sezione della Corte d'Appello ha accertato è dichiarato che la parrocchia ha acquistato per usucapione l'immobile che è composto dai locali attigui appunto allo Quindi scusami, non stereobate. acquistato, acquisito. Cioè, per Sì, 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 usucapione sì, sì, sì. quando Sì, diciamo. io riporto le parole, mi sono scritta le parole della delibera, quindi non mi sono permessa Perché di. questo mi fa pensare che comunque abbiano pagato qualche cosa. No, Io... no, no, ha acquisito. È giusta, la sua osservazione è giusta. Io non mi sono permessa di modificare, diciamo, niente. E quindi il comune è stato condannato anche alla refusione delle spese processuali, quindi non solo ha perso, diciamo, l'immobile, ma ha dovuto rifondere le spese processuali per i diversi gradi di giudizio, pari a 8.650 euro, al rimborso forfettario di IVA, CPA,
E quindi il debito come importo è 11.886,80. Quindi dal 99 ad oggi, molto Sì, bene. è una cosa lunghissima. Poi ci sono una, due, tre proposte di debito provenienti dal Corpo di Polizia Municipale, la 27.13.65, la 27.13.77 e la 27.80.63, tutte del 2021, sempre diciamo, conseguenti a sentenza. Gli importi sono 1.664,91, 1.635,07 e 468,88. I motivi sono sempre gli stessi che sempre noi vediamo in commissione durante l'esame, cioè vizi di notifica, carenza dei contenuti di verbale. Difetto, poi sempre traffico in zona ZTL autorizzato, è una multa, appunto, una sanzione amministrativa applicata senza che ci fossero i presupposti. Poi abbiamo altre due proposte, la 270694 e la 270676 dell'UO Gestione Sinistri. Quindi sentenza del Tribunale di Palermo e del giudice di pace, insidia della strada, tutte e due, con malleva della RAP. La prima è di 39.950,41 e la seconda di 5.121,41. Poi abbiamo altre due proposte di debito fuori bilancio, 27.91.58, 28.03.11 del 2021, provenienti dal settore tributi, 2.073.51 la prima, 3.070.40 la seconda. Si tratta per la prima di quattro sentenze e per la seconda di tre sentenze della Commissione Tributaria Provinciale. Sono sentenze conseguenti a impugnazione di avvisi di accertamento dei tributi locali. Poi abbiamo ancora la 39.62.37 del 2021 del Corpo di Polizia Municipale di 1.000 euro, di 1.003,57 euro, quattro sentenze del giudice pace per errata modulistica e poi perché erano già state archiviate dalla prefettura. Poi abbiamo un'altra proposta dell'UO Gestione Sinistri, la 270679 del 21 di 28.454,97, sentenza del Tribunale di Palermo, sempre insidia della strada. Un'altra del 39.62.32 della Polizia Municipale, 994,11, è una sentenza del giudice di pace, è la sentenza poi del Tribunale di Palermo per carenza probatoria, il comune è stato condannato. È l'ultima, la 29.10.21 del 2021 dell'Ufficio Espropriazioni, di Lia, scusa, scusa, 10.797,49. carenza probatoria, ma cosa riguardava? Dovrei andare a prendere, tu considera che queste schede le ha fatte, consideri Certo, consigliere Ferrandelli che le ha capisco. predisposte, quindi io mi sto basando su quello che vedo Va scritto bene. qua. Diciamo che gli importi più, siccome questo è 999,11, 994,11, io mi sono di più soffermata, mi sono andata, diciamo, a guardare quelle un poco più particolari. Cioè quella relativa appunto alla usucapione, quella relativa alla fornitura da parte alla richiesta di fornitura da parte del COIME. Perciò l'ultima che dobbiamo, è la 29, come ho detto, 10.21, 10.797,49, sentenza di corte di appello e con espropriazione per pubblica utilità.
Questo è quello che, diciamo, vi posso dire su. E così abbiamo Sì, concluso. sono 13, abbiamo concluso. Sì, lo rileggi un attimo quello su cui si stava soffermando il consigliere Ferrandelli. Sì. Allora, la penultima è il corpo di polizia municipale, sentenza del giudice di pace, sentenza del tribunale di Palermo. L'avvocato Palmigiano ha scritto carenza probatoria. Ha scritto? Carenza probatoria. Questo forse, dico, vabbè, è una sentenza, però a prescindere possiamo sempre approfondirlo poi con Tony che ci spiega meglio che cosa è successo, cosa volesse Va dire. bene. Non è chiaro. Dottoressa Tedesco, possiamo sospendere un minuto? Sì, certo. Grazie. Aspetti un attimo. 10, un attimo solo. Che scrivo l'orario. Allora, interrompo la registrazione. Una cosa che? Sì,